Visitato il luogo di preghiera del santo, chi si muove da Greccio può risalire boschi fitti, superare i 1000 metri di quota e raggiungere una foresta di faggi giganteschi. Uno d'essi diverso da ogni altro, perché protesse Francesco, così dice la tradizione, durante una tempesta. Contorse i suoi rami per salvarlo dai turbini di pioggia e grandine. Fai una foto. Da allora lo si considera sacro e gli si chiedono grazie. I giovani hanno un loro modo ingenuo di onorare il santo. Risaliti dal fondovalle, pongono accanto alla sua immagine sassi raccolti dove lui riposò. Un'altra antica via nei boschi della Valle Santa porta a Fonte Colombo, rifugio dove Francesco ebbe l'ispirazione per la regola del suo ordine, che chiamò dei frati minori. Accadde qui, nel 1223. Durante secoli di pace e di violenza, queste mura sono state erette, abbattute e ricostruite. Ma al loro riparo resta identica l'ora della preghiera. In una modesta cappella, il segno del Tau, lettera greca a forma di croce, doveva significare «Il Signore volga a te lo sguardo e ti dia pace». Qui, sulla nuda roccia del Sacro Steco, Francesco visse anni della sua vita. Il paese di Poggio Bustone, che accolse in amicizia Francesco, fuggito da Assisi, e decise di stabilirvi un rifugio, il primo tra questi monti. Nel chiostro, episodi della sua vita sono narrati con ingenui affreschi. Il suo resistere ed opporsi al demonio. L'episodio della prostituta che gli si offrì, alla quale lui mostrò il giaciglio di ceneri roventi e chiese se lei intendeva condividerlo. L'incontro con il Papa. Superata ogni diffidenza, il pontefice approvò le regole dei frati minori. Accadde nel viaggio a Roma di Francesco, da allora ripetuto da pellegrini di tutto il mondo. Sentieri montani, solitudine e bellezza, sino a una delle tappe più famose nell'itinerario dalle zone francescane a Roma. L'abbazia di Farfa,
dall'VIII secolo in poi risorta più volte dalle più diverse profanazioni. L'abbazia stende ora ombra serena sul piccolo borgo, meta di continue visite. Oggi turisti, ieri pellegrini che di qui riprendevano la via verso Roma. Il castello Orsini. Una tappa obbligata prima di affrontare le ultime miglia di questo itinerario. Da qui verso la valle del Tevere. I pellegrini d'un tempo seguivano le rive del fiume nel lento avvicinarsi al momento conclusivo del loro cammino. L'arrivo a uno dei più famosi e antichi accessi a Roma, Ponte Milvio. Sulle sponde d'altre acque ritroviamo il gruppo diretto a Roma proveniente da sud in marcia verso la sua ultima tappa. Sull'Appia, il monumento a Cecilia Metella giganteggia, annuncia la cinta muraria dell'urbe antica. Provenendo dal sud, quella cinta la si varcava e la si varca a Porta San Sebastiano, accolti da un arcangelo inciso nella pietra da uno dei mille e mille viandanti che ieri e oggi, di qui, entrano nella città eterna. Un tempo, il pellegrino giungeva alle porte di Roma stringendo tra le mani una mappa, come questa del 1500. Vi era indicato il Colosseo come punto di riferimento. Tutt'attorno le principali basiliche. Là il fedele doveva recarsi per sciogliere il voto. A chi giungeva da nord, la via Francigena portava alle soglie della città attraverso la foresta di Montemario. Di lassù, allora come oggi, è questa la prima cupola ad apparire al concludersi di un indimenticabile lungo cammino.